Allora, siamo con Totò Schillaci proprio verso davanti a... Il manichino è rimasto. È rimasto solo il manichino, quindi è rimasto solo il manichino, quindi ormai il giocatore non giocò più, quindi è rimasto, rimarrà solo questo nella vita. C'è anche la firma, no? Voglio dire. C'è pure la firma, c'è tutto. No, ma di là del, insomma, della mia maglietta, un po' la mostra è spettacolare, quindi è bella. Soprattutto che appassiona tanti sportivi del calcio, quindi venite a vederla, perché a me mi emoziona sempre, quindi parliamo del... quando le scarpe erano ancora con i chiodi, quindi no, è una bella mostra. Che ricordi suscita questa maglia in Totò Schillaci? E che ricorda, i ricordi stanno sempre nella mente, quindi non possono mai passare. Poi se uno come me, che ha fatto un grande mondiale, i ricordi non finiranno mai, quindi, e grazie ai mondiali, insomma, grazie alla nazionale, insomma, mi ha fatto conoscere in tutto il mondo, questo è importante. Assolutamente, sei testimonial di questa maglia azzurra, dei valori del calcio, abbiamo ascoltato i tuoi interventi davvero molto simpatici, sì, molto precisi, quindi è stata davvero una bellissima presenza la sua. Ecco, questo calcio che è sempre un po' in evoluzione, però non bisogna scordare da dove si è partiti. Sì, come dicevo prima, il calcio è cambiato molto rispetto ai miei tempi. Prima si marcava uomo, c'era poca libertà, soprattutto per gli attaccanti. C'erano i difensori, i centrocampisti, c'era la mezzala. Oggi il calcio è molto più aggressivo, molto tecnico, si fanno tanti gol, quindi un po' che appassiona anche molti sportivi, questo devo dirlo. Però è cambiato tante cose e la mostra lo dimostra, che ai tempi, insomma, nel 1940 si giocava in un modo, oggi è cambiato un po' tutto. Assolutamente, insomma la mente va sempre un po' a quell'Italia 90, quella nazionale favolosa che però poi dimostra quello che è il calcio, cioè si perde spesso, come diceva anche Maldini, sì, ricordano quello che ho vinto, ma io ho perso molto di più di quello che ho vinto. Sì, ma infatti nel mondo del calcio ci sono le vittorie e le sconfitte, ci sono momenti storici, momenti che riesci a ottenere dei risultati importanti vincendo tanto. Ci sono alcuni giocatori che sono stati competitivi nel mondo del calcio, magari non vengono ricordati, e invece io fino a 32 anni di distanza ancora le persone si ricordano, e sono felice che nella mossa ci sia anche un pezzo mio, insomma, che un pezzo di storia, ecco. Allora, grazie per l'esperienza, insomma penso che sei stato bene, insomma, nella nostra regione. Assolutamente sì. L'Italia è bellissima, ovunque vai è bello. E oggi, insomma, Totò comunque ha un centro sportivo a Palermo, come dicevi giustamente, però il calcio lo segui sempre con grande passione. Sempre, sempre, non lo seguo più come prima, però uno che ha fatto il calciatore, insomma, è molto difficile che possa abbandonare il calcio, quindi il calcio lo vivo in un modo diverso, che mi appassiona sempre, e ci sono dei momenti che... guardando una partita, come dire, ti entusiasma, alcuni magari sono molto noiosi.